Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di The Letter. Andiamo subito avanti. Allora, continua. Non mi ricordo dove eravamo, sinceramente. Ah, ok, sì, ci è arrivata una chiamata da Zack. Chiama a causa di questo pomeriggio. Francamente è l'ultima cosa che voglio discutere, ma... L'ho lasciati senza dire nulla. Conoscendo Zack, scommetto che è preoccupato. Ehi, Zack. Pensavo che tu non avresti risposto. Mi dispiace. Ci ho messo tanto a prendere il telefono. Non ti preoccupare. Ci sei domani? Non mi ricordo di aver fatto piani con Zack. Mi sono dimenticata qualcosa? Ti ricordi del tizio che ti ho parlato? Il prete? Per la benedizione? Ti ricordi? Oh, giusto. L'ho detto, ma non pensavo che l'avrebbe veramente cercato, specialmente dopo quello che è successo durante il suo film. A volte mi ricordo quanto può essere gentile Zack. Sì, mi ricordo. A lui va bene? A lui va bene. Siamo fortunati che non sia occupato. Quindi domani ci incontrerà alla villa. Va bene, mi dispiace per averti disturbato, Zack. Non c'è problema. Sono io quello che l'ha suggerito, comunque. E questo pomeriggio ci hai sorpreso. Non ti abbiamo mai visto urlare in quel modo. E hai spaventato Rebecca. Va tutto bene, ci ha fatto preoccupare, ma so che prima o poi ci direi perché. Voglio solamente assicurarmi che tu stia bene. Ci hai lasciato all'improvviso e... non ci sta rispondendo. Sta provando a farmi parlare, normalmente gli direi che sto bene. Ok. Sembra che abbia sentito la mia esitazione perché cambia immediatamente il soggetto. Comunque devo andare. Ho lasciato qualcosa sui fornelli prima di chiamarti. Solamente della zuppa. Ma sarebbe imbarazzante se la bruciassi. Lo dubito. E poi Ashton. Ricordami di dirti cosa ho fatto con la pentola a pressione la prossima volta. Oh no, è uscito fuori. Devo andare. Comunque sono tanto che il doppiaggio anche... Cioè io di solito sono tutta per il doppiaggio giapponese. Cioè io adoro il doppiaggio giapponese perché i doppiatori sono veramente i più preparati al mondo secondo me. Però anche questi doppiatori sono bravi, soprattutto questo di Zack. Fare qualsiasi cosa per uscire da questo incubo. Dormo facilmente stanotte e per la prima volta in molto tempo sogno. Sogno di cieli liberi, di risate da bambini che giocano nelle strade. Ok, forse è successo... Allora, aspettate. Le relazioni sono cambiate. Con Rebecca ce l'abbiamo ancora bassa. Però l'abbiamo... Con Zachary stiamo veramente... andando bene. Allora. Ok. Nulla di... È uno di quei weekend rari dove mi sveglio prima che suoni la mia sveglia. Se non fosse per la chiamata di Zack di ieri, probabilmente avrei dormito fin troppo. Quando sono le 9, sto già andando alla villa Ermengard. Siamo nell'ultima fase della vendita, quasi. Bisogna firmare delle carte, dei documenti
e altre cose legali prima di confermare, prima di praticamente venderla. Ah, però i nuovi proprietari vogliono che sia fatto tutto entro la settimana. Se succedesse qualcosa a quelli che hanno visto la lettera, Ash, Zack, Becca, la signorina McCullough, i Wright, i sensi di colpa mi seguiranno nella tomba. E secondo me succede qualcosa perché nelle relazioni ci sono tutte queste persone che ha menzionato praticamente. La signora McCullough credo che sia questa, Marianne. Insomma, quella del design degli interni. Spero che questa sia l'ultima volta che vado in quella villa. Che cazzo? Ragazzi, hai visto qualcosa? Oppure è stato il mio coso che ha glitchato, non ne sono sicura. Comunque, quando mi riguardo la registrazione, vedo cos'era. Ok, non si sente a suo agio anche se ci sta Zack a causa della villa praticamente. Però Zack non sembra notarlo. Oppure non gli importa. È già abituato. Lui mi saluta mentre mi avvicino. Mantenendo la sua promessa, Zack ha anche portato il suo amico, padre Norman. In qualche modo mi aspettavo che fosse più vecchio. Non essere sorpresa. Dicono che le persone che hanno ricevuto la chiamata sono sempre più giovani. Mi dispiace, padre. Non volevo dirlo a voce alta. Ok, è proprio stupida. Sono un po' sorpresa. Non mi aspettavo che qualcuno chiedesse una benedizione per questa casa dopo tutti questi anni. Insomma, ha sentito la leggenda? Nulla di nuovo. Non si può passare anni nella chiesa senza sapere di delle voci. But he who goes down to the grave does not come up. He shall never return to his house, nor shall his place know him anymore. Ok, praticamente dice che chi muore non dovrebbe più alzarsi. Ma quello che ho visto, forse po potrebbe non essere quello che pensi. Dipende da praticamente quello che intendi. Se parli di spiriti, angeli, demoni, allora potrebbe essere. Ricordati solamente che un Dio che ama i suoi figli non lascerebbe mai non li lascerebbe mai rimanere in giro dopo che sono morti. È quello che mi dice spesso mio papà. Beh, deve essere un buon uomo. Ti ha cresciuto bene, senza dubbio. Beh, allora iniziamo. Qualsiasi cosa fosse, sono sicuro che i nuovi proprietari della villa apprezzerebbero queste buone intenzioni. Probabilmente padre Norman sta provando a mettermi a mio agio. Ma la preoccupazione è ancora nel mio stomaco. Stai bene? Questo posto mi spaventa oppure non è nulla. Oh, vorrei un attimo salvare, posso? No, perché?
Non so neanche dove siamo, però risalgo qua, dai. Che mi frega. Questo posto mi spaventa oppure non è nulla? Io glielo dico, dai. Questo posto mi spaventa, perché comunque io mi fido di Zack. È difficile mentire quando Zack ti fa quello sguardo. Ok, sì. Non mentendo Zack abbiamo migliorato la nostra relazione. E forse abbiamo cambiato anche la storia. Aspettate. Arrivare al punto è un po' difficile. Ok, forse... Ok. Abbiamo saltato qua, da qualche parte abbiamo saltato tutta questa parte. E non so esattamente dove sia successa questa cosa. E adesso invece abbiamo preso questa route, non mettendo Zack, che credo sia quella che ho più scelte. Però mi dispiace aver saltato quest'altra. Aspettate. Mi dispiace aver saltato questa qua, insomma. Vabbè. Ok. Questo posto mi dà veramente i brividi. A me sembra solamente una casa normale. Avrei dovuto portare con me la mia telecamera. Ho visto dei posti che sarebbero buoni per delle riprese. Pensi che i nuovi proprietari lo permetterebbero? E se prendessi qualcosa nelle tue foto? Significa solamente che vogliono essere visti. Beh, però non te la cercare. Non possiamo fermarli. Non mi stai aiutando, Zack. Mi dispiace, non ti preoccupare. Non penso che chiunque sia nella casa farebbe qualcosa. Ci penserò io. Penso di poterlo fare. Non fai così paura, ma grazie. Mi assicurerò di cercarti se vedo qualcosa. Mi fa un sorriso. Ok, sto cercando le chiavi praticamente. Nulla. C'è qualcosa che non va? No, mi dispiace. Penso di aver lasciato la chiave. Con un sospiro profondo, prendo la porta. Ok. Che deve fare? Abbiamo parlato con i proprietari. Che cosa? Cado. Ah, è tipo è entrata dalla finestra. La mia schiena. Isabella? Cosa stanno facendo nella mia casa? Fa un cenno a Zack e padre Norman. Pensavo che tu volessi occuparti di praticamente tutti, come si chiama, i contratti. Cosa stai facendo qui? Non è giusto, Rose. Mi stai mettendo all'angolo e non mi dà scelta tranne che rispondere. La ragione per cui sono qui. Beh, dimmi, Lily. Non abbiamo tutto il giorno. Sono qui per assicurarmi che vada tutto bene prima che voi possiate trasferirvi. Mi dispiace, mamma. Hai detto che andrò all'inferno se mento. Ma non posso fare altro. Non è interamente una bugia. Devo assicurarmi che non ci sia nessuno a disturbarli prima che si trasferiscano. Beh, la casa sembra andare bene per me. Avanti, Lily.
Mentire non fa per te. Io sono un uomo molto paziente. Perché sei qui? La verità è che volevo far benedire questa casa prima di farmi trasferire qui. E perché avremmo dovuto bisogno di avere questa casa benedetta? Per la fortuna e protezione? Ride. Cazzo ride, oh. Direi che è molto divertito, ma onestamente non capisco cosa è divertente di quello che ho appena detto. È veramente così strano? Pensavo sarebbe stato carino fare qualcosa per portare dell'energia positiva in questa villa, dato che è stata vuota per anni. Spero che tu ti sia preoccupato dei contratti prima di questo. Ovviamente, è quasi fatto. Ok, intanto c'è il mio cane. E un temporale fuori. Pensavo che non volessi tornare qui. Un lavoro è un lavoro, Rose. Devo fare quello che è possibile per... così dice, per guadagnare. Beh, se è così, allora fai pure. Non c'è bisogno che tu sia così dura con lei, Rosie. Penso che sia un bel tocco. Pensavo la stessa cosa, ma lei ci ha pensato prima. Per favore, sai che queste cose non funzionano. Senza offesa a quell'uomo. Oh, è razzista sto stronzo. Gli ha dato a Zack, gli ha dato del nero in modo offensivo, ecco. Picchialo. Zack non dice niente, ma c'è un sguardo strano quando lo guarda. Ok, sì, praticamente tutti lo vogliono picchiare, ma si trattengono. Prima che si prendano a pugni, Anna parla. Lucille Mitchell Wright. Cosa? Prima, invece di rispondere, incrocia le braccia e... da suo marito uno sguardo di disapprovazione. Sembra che abbia capito. Oh, però allora Rose, no, non Rose, oddio, come si chiama? Anna è abbastanza simpatica, nonostante si comporti da ricca. Però lo stronzo mi sta sul cazzo adesso. Hai un'idea migliore? Ah, aspetta, mi sa che abbiamo... Ok, niente. Lascia che facciano il loro lavoro. Ok. Comunque, dobbiamo ancora discutere delle cose con Rosie qui. Ah, ok, praticamente loro devono andare a pranzo. Rosso sembra che sia per uccidere qualcuno, probabilmente me. Fantastico. Spero che la prossima volta che ci incontriamo sarà dopo aver comprato questa casa. Certo, signora. Non vedo l'ora. Oddio, il temporale, raga, che ansia. Con una casa così grande non sono sorpresa quando la cerimonia ci mette ore per finire.
All'improvviso la villa non sembra più così spaventosa. Forse è la fine. O forse è proprio la fine. Prima che se ne vada. Isabella, devo dirti qualcosa prima di andarmene. Hasn't been really forthcoming with your situation, and it is something I understand it wasn't his to share. But whatever burdens you, know that it's not a permanent fixture in your life. Qualsiasi cosa ti pesi in questo momento, ricordati che non è una cosa permanente nella tua vita. E Besides, you have people to bear it with. poi hai delle persone con cui, diciamo, sopportarlo. Le sue parole, che volevano confortarmi, mi hanno lasciato l'amaro in bocca. E se loro non ti credono, cosa devo fare? Vuoi andare da qualche parte? Ora? Dove? Da qualche parte nella città? Puoi decidere te. Ok, allora, adesso dobbiamo scegliere se uscire con Zack oppure. Un'altra volta io direi di uscire con Zack, però prima salvo e io concluderei qui per questo episodio. Spero che vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento se vi è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao a tutti!